Siamo con Luca Vallecchi, assessore all'agricoltura del comune di Valturnasce. Tra fine settembre e primi di ottobre diverse località della Valle d'Aosta mettono in mostra la Desarpa. Desarpa che è un momento aspettato da tantissimi valdostani e soprattutto dagli allevatori che finalmente possono scendere a valle e finire questa vita in alpeggio molto dura, però proficua, bella, meno male che ci sono ancora loro. Anche voi come Comune di Valturnasce siete arrivati alla 21esima edizione della Desarpa di Valturnasce, ce la vuoi raccontare un pochino come si svolgerà, da dove iniziamo? Iniziamo soprattutto dalla strada, la strada che verrà chiusa. La strada verrà chiusa dalle 9 del mattino fino alla fine manifestazione e la sfilata partirà praticamente dalla fine del paese di Valturnasce, dove ci saranno appunto i nostri gruppi folcloristici, tutte le nostre associazioni presenti, qui Gagliardetti, e appunto alle 9:30 si partirà per la sfilata. Diciamo che la sfilata è bella perché vengono coinvolte tutte le associazioni, come dicevi, di Valturnasce, soprattutto le guide alpine, dei maestri di sci, è praticamente la Proloco, e da ricordare anche che comunque avete 3 punti di fermata dove c'è una navetta che è gratuita che porterà dal lago sotto di Maen a Valturnasce. Sì, ci sarà un servizio navetta appunto che copre tutto il territorio dalla località Maen fino a tornare in paese nella Valturnasce. Cultura, tradizioni, voglia di vivere, voglia di far festa con gli allevatori. Quante mandrie saranno presenti, scenderanno quel giorno e per quanti capi? Sono presenti sicuramente 8 alpeggi, quindi 8 mandrie. E si prevede un 300-400 animali tra bovini, mucche e anche qualche capretta, mi sembra, qualche pecora. È una Desarpa decisamente molto sentita e molto anche partecipata. La cosa fa piacere perché è una scoperta anche del territorio, della cultura, delle abitudini, delle tradizioni. Sì, è una cosa sentita a Valturnasce, appunto la 21esima edizione. Ogni edizione ha un suo perché e siamo arrivati appunto alla 21esima. Finiscono la stagione, 100 giorni, gli alpeggi vengono chiusi. E i nostri allevatori tornano finalmente, non ti dico nella vita, però un po' meno di fatica che dovrebbero fare, diciamo, quando rientrano nelle loro case, nelle loro... Comunque l'estate è sempre produttiva perché molti conferiscono il latte alla latteria, però molti producono anche l'unica fontina vera che è la DOP della Valle d'Aosta. Sì, cioè a Valturnasce abbiamo il caseificio che raccoglie il latte dove si lavora e il nostro prodotto DOP che è la fontina. Mucche che vengono lavate, pulite, addobbate, chi con un busche rosso, chi un busche bianco, cosa vuol dire? Il busche rosso è la resina dell'alpeggio, diciamo, la mucca più forte, e il busche bianco è la resina del latte, quella che durante l'estate ha prodotto più latte. Una volta finita la sfilata, diciamo, su nel comune di Valturnasce, si scende piano piano fino al lago di Maen. Lì c'è anche la possibilità di degustare, diciamo, i prodotti valdostani. Sì, si scende fino a Maen, come dicevo, ogni alpeggio, ogni mandria che scende ha penso 20 minuti di distacco tra uno e l'altro, fino ad arrivare a Maen dove ci aspetta alla Proloco, dove ci prepara sempre come tutti gli anni un ottimo pranzo con prodotti tipici. Esattamente questo, però dopo il pranzo ci sarà festa, ci saranno canti e balli che si faranno tutti assieme, anche la possibilità di acquistare del mercatino presente dei prodotti locali. Sì, ci sono i mercatini presenti con dei prodotti tipici, con alcuni addirittura hanno dell'abbigliamento. Ci saranno dei mercatini, ci saranno dei banchetti dove si può comprare il miele, dove si può comprare il formaggio. Animazione dei bimbi organizzata dalla Maison de l'Alpage nel tardo pomeriggio e Lady Barbara che ci allieterà con la sua musica fino verso le 18. In conclusione, per l'assessore all'agricoltura del comune di Valturnasce, cos'è la Desarpa? Ma la Desarpa per me è, diciamo, è la cosa più sentita, poi appunto come assessore all'agricoltura adesso un po' di anni che seguo anche tutte le battaglie, quindi giro il circuito, diciamo, degli allevatori, il circuito dei concorsi, delle mucche. Ho incominciato appunto a entrare in questo mondo e mi fa piacere da matti, perché comunque la Desarpa è quello che chiude tutta la stagione, è una cosa bellissima.